Buonasera e benvenuti a Metropolis, stasera parliamo del PD perché si avvia una fase di confronto importante l'8 dicembre le primarie per la leadership per la segreteria e quindi Renzi Cooper, Locivati e Pittella in campo ma prima i congressi territoriali già ci sono le candidature, si concluderanno entro il mese la fase della scelta del eh, segretario provinciale e del segretario comunale in ogni realtà della Toscana insomma, per, e poi ci sarà la sfida per la segreteria regionale, insomma per parlare di tutto questo il primo ospite di stasera è Ivan Ferrucci buonasera, buonasera Ferrucci segretario del regionale del PD toscano. Sì. Allora, intanto lo spieghiamo un po' queste regole, come saranno questi congressi? Diciamo? Ma I congressi si svolgeranno praticamente sulla base, in questo caso, della prima fase con la partecipazione degli iscritti e si svolgeranno appunto i circoli nel quale si deciderà eh, l'elezione del segretario, dei gruppi dirigenti dei circoli, provinciali e comunali. Poi ci sarà una seconda fase che riguarderà l'8 di dicembre dove si sarà, eh, ci sarà il congresso nazionale, però quello si farà con le primarie aperte per la definizione de, del segretario nazionale e con i relativi gruppi dirigenti e poi a marzo ci sarà i congressi regionali sempre con lo stesso strumento di primaria. Noi si sta, eh, tra virgolette, cercando perché purtroppo la fase fino alla discussione delle regole è sempre stato centrato sulle regole e non sui contenuti e con la conferenza programmatica regionale che abbiamo spostato al 13-14 dicembre abbiamo mandato a tutti i circoli della Toscana le note programmatiche di preparazione della conferenza perché siano anche momenti a livello locale per il congresso anche di discussione sui temi che riguardano la nostra regione in vista di quell'appuntamento e poi dopo del congresso regionale. Ecco, ma non c'è collegamento fra le candidature alle primarie dell'8 dicembre e quelle dei congressi territoriali, ovviamente perché la base dei votanti è diversa, qui gli iscritti, di là anche i non iscritti. Però questo non è, non è che rischia di creare un po' di confusione, cioè nelle varie realtà... Come diciamo si fa che... a capire chi sta con chi, perché, eccetera, eccetera? Diciamo che da un punto di vista, appunto, come hai detto, con chi sta con chi è oggettivamente è un po' di confusione. Lo può creare. Penso che però sia stato il metodo giusto per dire che le valutazioni vanno fatte sul merito dell'azione politica di chi ha condotto, chi si può candidare a guidare una struttura territoriale o il livello provinciale de, del partito. E penso che sia un bene che non ci siano collegamenti a vari livelli, anche se poi ciascuno di noi ha la propria opinione rispetto al congresso nazionale. Io ho visto che ad esempio nella formazione delle candidature ci sono realtà e realtà che si sono diversificate, ci sono come dire, realtà nella quale alcune componenti si sono trovate d'accordo su, su una candidatura ampiamente condivisa, come io anche ho sempre auspicato perché si entrasse nel merito e non ci si fermasse alla dichiarazione di ciascuno di noi rispetto al quadro nazionale. Altro è lo scontro, il confronto diciamo, è più aspro per questioni anche locali all'interno del PD e nel rapporto con il territorio, però il fatto che non ci sia una situazione omogenea secondo me è un elemento di ricchezza e non di, di debolezza. La questione fondamentale è che il confronto poi non degeneri in una divisione insanabile che allora. O sì. anche l'unitarietà che, che non rappresenta che una che non ha fatto... senza senza Spinodorzato. Esatto. No, 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 perfettamente d'accordo eh, cioè. anche su questo, perché penso che un partito come il nostro in Toscana, che ha un forte ruolo di governo, la fase congressuale e soprattutto la conferenza programmatica, deve essere, come dire, la carta d'identità con cui presentarci alle prossime elezioni amministrative. Dove in Toscana si voterà in 205 comuni e nelle prime tre principali città della Toscana: Firenze, Prato e Livorno. È così. Ecco, la platea diciamo, dei votanti per questa fase congressuale territoriale è un po' in calo rispetto Giungono voci, per esempio, io ho un dato cronistico diciamo, rilevato in questi giorni: a Siena-Città da 1.300 e passa iscritti del 2012 a 584 attualmente. È un trend generalizzato o Siena fa come quasi sempre un caso a sé? <ride> nel bene e nel male. <ride> male no, ora le, i dati specifici re, eh, delle realtà lo, locali non li conosco in maniera omogenea. Ti posso dire due dati. Uno è che, diciamo, va al di là della fase congressuale specifica nella valutazione. Pensa che da quando si è costituito il PD nella nostra regione almeno 90.000 cittadini hanno preso una volta la tessera del Partito Democratico. Quello che noi vediamo da diversi anni è che c'è molta, come noi definiamo, mobilità nella composizione degli iscritti, cioè tanti la lasciano e tanti la prendono per la prima volta. La riflessione casomai da fare è poi nelle realtà più specifiche se questa come di mobilità si trasforma anche in una valutazione politica dell'operato sì. rispetto anche alle questioni territoriali. Caso che tu mi dici di Siena penso che ci sia anche un elemento eh, locale perché in altre realtà un, non è così vistoso il calo de, degli iscritti. La riflessione casomai è quella più complessiva sulla forma partito, sul sistema istituzionale. Io faccio sempre questo esempio, come dire, i grandi partiti di massa prima erano espressione poi di fatto anche nel sistema proporzionale con cui si votava, oggi è stato introdotto il meccanismo maggioritario e dei ruoli, quando però poi nel Parlamento c'è ancora il meccanismo della rappresentanza parlamentare. Certo. E noi ci siamo trovati già in due occasioni nella situazione assurda che in base alle nostre regole quando si elegge un segretario o un candidato premier si pensa che quello poi sia il nostro eventuale presidente del consiglio, invece poi puntualmente ne è un altro, mi verrebbe, eh, come sì. ho detto più volte, fare la battuta sarebbe da candidarsi alla vice segreteria eh, sì, esatto. e non alla segreteria nazionale. Però, Forse ricorsi anche fare la, la battuta questa è una riflessione seria da fare perché il modello istituzionale determina anche il modello politico o viceversa. Io ad esempio penso che non si debba andare a livello nazionale ad una sola Camera nazionale, un Senato delle Regioni, con un'elezione a doppio turno e con l'elezione diretta del capo del governo come si potrebbe dire col sistema francese. Allora mi torna la regola che il segretario è anche il candidato, candidato premio, ma fino a quel giorno si vede la discrasia tra quello che sta cambiando la politica e quello che invece oggi è le nostre istituzioni. E quindi alla luce anche di questa riflessione Ivan Ferrucci l'8 dicembre vota per? Ah, io ho già espresso la mia opinione pubblicamente a sostegno della candidatura di Gianni Cuperlo perché penso che per la cultura politica, per i contenuti e per le note programmatiche con cui si è presentato sia la persona giusta in questo momento. Però come ho anche detto sempre in quella fase, quando mi sono anche espresso per Gianni, che se si dovesse andare alle elezioni in tempi brevi, eravamo in quella fase lì, la candidatura, quella di Matteo Renzi, non, sarebbe secondo me una risorsa e non... Un elemento eh, negativo. Cioè, no, tutti non siamo portati a fare tutto. Penso che uno come Gianni lo vedo bene alla segreteria del partito, uno come Renzi, Matteo, lo vedo meglio come candidato a, ad un governo. Ecco. Quando non si dice mai in politica è sempre ah, difficile fare no? la sfera di cristallo, anche perché dopo il mercoledì dello show di Berlusconi, Letta come dire, aveva anche insomma, in tanti commenti un grande futuro davanti e non più dietro le spalle, no? cioè, nel senso che si era fortemente Benissimo, rafforzato. Certo. Ora dopo insomma, la questione della legge di stabilità mi pare che si sia tornato un po' a indebolirsi, anche larghi fronti del PD lo criticano. Ma io penso che le critiche, diciamo le, le valutazioni fatte sulla finanziaria di ieri e anche oggi ho visto diversi interventi sui giornali siano legittime. Sarei più cauto sul risultato finale nel senso che penso che la finanziaria che è stata presentata risponde a tutte le questioni che erano state poste anche dalle parti sociali e dalle categorie economiche. La questione sono le risorse che vengono impegnate rispetto a quegli obiettivi che nella finanziaria si sono menzionate, ad esempio la questione del cuneo fiscale con quelle risorse ha poca incidenza sulla crescita, però è una scelta giusta quella che è del cuneo fiscale come un elemento della leva, per cui un conto è dire che è sbagliato, un conto è dire che mancano delle risorse che vanno aggiunte, così come anche alcune eh, proposte che nella finanziaria ci sono sul mondo del lavoro, sulla defiscalizzazione anche della parte della tassazione dei salari, però... Sono poche le risorse che sono state destinate, si dovrebbe avere più coraggio anche di politiche inclusive eh, come verso i giovani e le donne per il mondo del lavoro. Cioè io il mio giudizio lo direi in questo modo che l'impostazione della finanziaria è quella giusta. Nel merito va corretto alcuni eh, capitoli delle risorse e ovviamente di converso anche la questione. Io ad esempio non capisco perché non si faccia la scelta di tassare come è a livello europeo le operazioni finanziarie rispetto, come dire, prendiamo la media certo. europea, né più e né e meno. Potrebbero essere risorse importanti sia per il lavoro che per l'impresa. Ovviamente va rivisto i tagli stessi annunciati alle regioni e ai comuni, bene ci sia stato quello sulla sanità, però insomma io penso che auspico da parte del governo la disponibilità a cambiarla e ovviamente in meglio rispetto agli obiettivi che ci siamo posti, per cui insomma, vediamo nei prossimi giorni il confronto che si aprirà, se si riuscirà a correggerla in senso positivo. Per gli obiettivi che gli si sono posti anche come PD. Ecco, il segretario regionale del PD vorrebbe evitare una doppia fatica a Matteo Renzi, in, nel senso delle primarie, no. cioè fatta quella per la segreteria, non facciamo quella per il sindaco di Firenze, Ma questa è la tua quando opinione. È quando mi è stata chiesta, io, la mia opinione è nota da anni su questo, sullo strumento di primarie, cioè nel senso che io penso quando un sindaco, un presidente di provincia, un presidente. E di regione, insomma, quando c'è una carica monocratica e, e siamo al secondo mandato, se non c'è un giudizio negativo da parte dei gruppi dirigenti del partito, ma comunque da una discussione fatta dal partito, non sia giusto risottoporlo a primarie perché siamo appunto al primo mandato. E questo, pertanto, vale anche nel caso specifico di Firenze, se io penso che se c'è una valutazione positiva anche nella discussione e soprattutto rispetto all'azione di governo di questi cinque anni e Matteo Renzi ha intenzione di ricandidarsi non sia giusto fare i primari. L'osservazione che avevo fatto è stata quella che proprio dovrebbe domandarla a lui, io personalmente non ce la farei a fare... Ci il vuole un grigio bestiale. Esatto, eh? in altri tempi anch'io ero dedicato sì. alla corsa, poi alcuni anni ho smesso e si vede nella mia corporatura che dovrebbe che rinizciassi, però al di là dell'attività sportiva fare il segretario nazionale e sindaco di Firenze in un momento così delicato per il paese insomma, è una riflessione che va fatta, però lo dovrebbe fare prima di tutto chi ha intenzione di, di farlo. Ecco. Certo, se anche consigliere regionale, in questi giorni rispetto al consiglio regionale c'è così molta attenzione rispetto a questa questione della Corte dei Conti che chiede a gruppi consigliari come dire, gli scontrini, c'è cioè una sorta di opposizione, diciamo così, da parte delle istituzioni invece a come dire, entrare nel merito della dinamica della consegna dei vecchi scontrini, ricevuti eccetera. Qual è il tuo parere? Ma no, noi si è fatto rispetto al ruolo delle competenze, perché il materiale era già stato consegnato, consegnato alla Corte dei Conti, come era già previsto dalla certo. legge approvata col governo Monti, mi pare. Si è fatto questo ricorso per capire le, le funzionalità e le competenze eh, giuridiche, perché ci sono sentenze che dicono una cosa e sentenze che ne dicono un'altra. Nello specifico noi siamo tranquilli perché oltretutto abbiamo anche fatto ultimamente una proposta di legge per la restituzione da parte dei gruppi consigliari che non hanno speso le quote previste dal budget del Consiglio regionale per rimetterle subito a disposizione per l'attività. La Mi pare che come gruppo, come PD, noi abbiamo speso all'incirca il 50% della spesa che oltretutto è molto 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 più ridotta che da altre regioni perché da noi si parla neanche di 8-900 mila euro complessive fra tutti per i tutto il Consiglio regionale per cui eh, però è chiaro che eh, questa cosa eh, deve essere risolta da un punto di vista giuridico oltretutto da parte del Consiglio regionale da parte dei gruppi mi pare ci sia sempre stata la massima disponibilità nel contribuire rispetto alle norme che eh, si sono poste la massima collaborazione. Per cui il ricorso è più sulle questioni di competenza, non tanto nel merito, perché su questo mi pare avano, avevano già ottemperato nei mesi scorsi rispetto alla legge che ci è stata fatta dal governo. Ecco. Bene, allora grazie Ivan Ferrucci di essere stato con noi. Grazie si conclude il primo tempo di Metropoli, e restate con noi, tra poco arriva il Presidente della Provincia, Andrea Barducci.